abbassiamo un po' la musica, grazie. Abbassiamo la musica per cortesia. Grazie, se no non ci sentiamo più. Vogliamo fare ancora un grandissimo applauso a questo stupendo gruppo, Rino Puleo, il suo corpo di ballo, performer straordinario di Michael Jackson, la pop star. E pensate che Michael Jackson era anche il coreografo di se stesso, cioè i balli che avete visto fare, le coreografie, erano fatte dal grande maestro Michael Jackson. Però sicuramente abbiamo davanti a noi, tra poco salirà qui sul palco, l'amico più fidato, il più grande amico di Michael Jackson. E quindi sicuramente in questo momento a Frank in testa chissà quanti pensieri. La serata naturalmente pregherei di fare un grossissimo applauso a uno dei più grandi uomini che hanno dato lustro alla musica internazionale, Michael Jackson. Allora Rino, quanti anni di studi tu hai avuto? Sempre amato Michael Jackson, sei un suo fan sfegatato, non lo imiti, lo ami, e quindi per questo ti dedichi a tante ore di preparazione. Quante ore dedichi a questa tua attività? Beh, innanzitutto buonasera Castelbuono, per me è un onore essere qui per il secondo anno consecutivo. Doppio l'onore perché stasera abbiamo qui appunto colui che è stato con il re del pop per quasi tutta la sua vita, ed è Frank Cascio. Io ne sono immensamente onorato, sia io che tutto il mio gruppo. Non capita sempre, ecco, di ballare davanti a chi ha visto creare tour, composizioni, concerti, tutto, sempre con Michael, quindi non oso immaginare. Detto questo, io volevo fare alcuni ringraziamenti doverosi all'amico Dario Guarcello. Stasera siamo qui soprattutto anche grazie a lui. Lui chiama, lui lo sa, noi siamo sempre presenti, in qualsiasi modo. Grazie Dario di averci dato questa possibilità. Ne approfitto per comunicare appunto che tra l'altro il 25 di agosto, in prossimità del compleanno di Michael Jackson, in provincia di Catania, a Etnapolis, celebreremo il quarto tributo, e quindi tutta la Sicilia, ma forse anche di più, sarà lì insieme con il nostro spettacolo e naturalmente con il grande Frank Cascio. E Frank sicuramente risponderà a questa tua chiamata. Signori, le ragazze Maria Concetta Strino, Alba Di Benedetto, Alice Di Benedetto, Agata Lamela, la maestra Sina Borrata, coreografa dello Jackson Friends, Sara Bombegna e Davide Virgilito. Grazie Filippo, sempre onorato di essere qui nella vostra città, per me è un grande onore. Grazie Castelbuono. Rino Puleo e il suo corpo di ballo straordinario, performer di Michael Jackson. Allora, volevo ricordarvi che chi volesse seguire nei giorni successivi alla fine di questa sesta edizione di Paese Divino può seguirlo su 90013 TV, sito web www.90013.it. Signori, stiamo entrando in una fase veramente delicata, molto bella, molto calda. Ci siamo scatenati, abbiamo ricordato momenti storici della grande pop star Michael Jackson. Dicevo, lui curava anche personalmente la coreografia dei suoi balli, quindi cantante, ballerino, insomma era un uomo a 360 gradi. Poi una persona straordinaria, lo sentiremo dalla viva voce di chi ha vissuto con lui anni stupendi. Frank Cascio parte, i suoi genitori partono da Castelbuono, quindi ancora una volta Castelbuono alla ribalta con personaggi di levatura internazionale, arrivano negli States e lì l'incontro, poi lo sentiremo da Frank, con questo grande uomo che ha vissuto tantissimi anni a casa di Frank e con Frank ha condiviso un quarto di secolo, ed è quanto dire. Allora, cominciamo a parlare di questo libro, ma prima dicevo di parlare del libro, tra poco manderemo delle diapositive su questo cartellone, vedrete le foto di Frank durante questi anni che è stato vicino a Michael Jackson, momenti storici, momenti fondamentali, anche commoventi se volete, ma c'è anche un aspetto umano in tutto questo. Frank potrebbe sembrare, a chi non lo conosce bene, che visto quello che ha vissuto, come l'ha vissuto, chissà cosa si sente. No, è una persona umilissima, è molto umile, è molto amabile come persona, e quindi stasera avete modo di conoscere un vostro concittadino che vive dall'altra parte oltreoceano, ma che questa sera viene qui ad abbracciare tutti quanti voi, e voi lo accoglierete sicuramente con tanto affetto, perché come castelbonesi sanno fare. Allora,
Dicevo che prima di presentarvi lui, io direi di mandare in onda allora le diapositive dell'immagine che ritraggono Frank Cascio insieme a Michael Jackson, e poi parleremo con il grande Frank Cascio. Allora, momenti chiaramente che Frank gli rimarranno sempre nella mente indelebile del tempo fin quando vivrà. Lui ha avuto una grande fortuna, forse tutte e due. Michael ha avuto la fortuna di incontrare Frank e Frank ha avuto la fortuna di stare insieme a un grandissimo uomo. È il momento di
presentarvi il personaggio. Vieni, vuoi sedere? Mi date il microfono per Frank, per piacere, grazie. Prego, Frank. Vuoi stare comodo? You sit down? Sì. You understand? So. Allora, devo parlare piano. Lui, i genitori sono di Castelbuono, ma lui ha vissuto sempre in America, capisce l'italiano. Devo parlare chiaro e piano piano. Allora, Frank, intanto la prima domanda è questa. Quali sono stati i tuoi pensieri durante la performance di Rino Puleo? Io mi devo alzare. Ok. Non mi piace sedere. Ok, ok. Stavo sedendo troppo prima. Rino, dov'è Rino? Rino è andato via forse, da dietro. Rino! Dario, mi chiami Rino. Facciamo ancora un applauso a Rino Puleo. Ma è normale, è normale. Rino Puleo. Vedete quanto è semplice, Frank. No, Rino era incredibile. Oh, aspetta, prima mi deve dire, scusa per il mio italiano, non è tanto bene. Allora, con calmo, io provo a parlare italiano con voi. Speciale, incredibile, non esiste nessuno. Io ho andato tutto il mondo, però questo è un paese veramente, veramente speciale. È il mio cuore. Allora, io ringrazio voi per questa opportunità per venire qui e parlare di mia storia con voi. Allora, sento anche un po' emozionato, no? Sì, perché quando io ho visto Rino, hai rivisto tutto? No, Rino sei bravissimo. Quando io ero lì seduto, io mi ricordo quando io ho andato alla Danger Store. Ogni programma, ogni festa che Michael ha fatto, io ho seduto alla stage qui, a sedere, io vedo, io ho visto tutto da... tutto da dietro? Sì. E poi dopo, incredibile, dopo ogni sera che lui ha fatto questo... Show, scusa. È venuta in albergo e poi è diventato la Michael, la maestra, aiutata me con i miei compiti, aiutato me con... Michael che aiutava a scrivere, a leggere, insomma ti faceva fare i compiti. Allora ti può immaginare come un rinnovatore, Michael, ogni sera, e dopo il concerto, andata in albergo, era molto importante per Michael per leggere a noi, aiutare noi con i nostri compiti. E questa è la parte di Michael che io volevo, come si dice, I would like to introduce questa parte di Michael al mondo, perché tutto vede Michael come uno spettacolo, king of pop, un idolo, e per me era Michael. E la cosa che Rino fa è veramente, per me, speciale e straordinario, perché tutto... adesso specialmente si deve fare la nostra parte per la legacia di Michael, per andare avanti per i nostri bambini, mio bambino forse una giorno, lo so, mia nonna Maria non è qua stasera, però lo so che lei sta aspettando per piccoli bambini, ok, pure mia madre. Un piccolino, diciamo l'invernacolo, il nostro dialetto. Però posso dire, quando Rino stava facendo questo spettacolo, io ho andato indietro, io mi ricordo dove io ho stato il momento, ogni canzone che lui ha fatto. Mi fa piacere per andare. Ti vedo contento e anche emozionato. Facciamo un applauso ancora a Frank, ma anche a Rino Puleo che ha regalato emozioni di veramente a Rino, grazie a Rino. Ok, Frank, vedete l'umiltà di un uomo che comunque è stato accanto a una delle più grandi popolazioni. Se tu vuoi, tu puoi sedere pure. No, io non posso sedere, se no non mi pagano.